Questa idea nasce dalla scommessa che tutta l'Italia sia percorribile a piedi, senza macchina, senza nemmeno prendere un treno o un bus. Ma come fare? L'idea è che ognuno di noi può, dal posto in cui si trova, condividere i percorsi a piedi che conosce. Strade sterrate, tratturi, mulattiere, sentieri veri e propri. Se la rete e l'idea funzioneranno, potremo ottenere una mappatura del nostro territorio, tale da farci esclamare: a mappa l'Italia! A Mappa l'Italia è un blog collettivo, il che significa che ognuno di noi può, iscrivendosi, partecipare alla sua lenta costruzione. L'argomento che tratta è la percorribilità a piedi del territorio italiano. In che modo? Semplicemente mettendo a disposizione di tutti la descrizione dei percorsi che ognuno di noi conosce, magari con qualche foto scattata lungo la via. A Mappa l'Italia è dunque un'enciclopedia, libera e gratuita, dei sentieri, delle strade bianche, delle mulattiere, che solo le persone del luogo conoscono e che, condivisi, permettono di organizzare anche passeggiate di più giorni per le campagne italiane e di passare da un paese all'altro. Ammappare un territorio significa creare una rete di percorsi, componibili a piacimento e non soltanto un tracciato. Significa entrare in una relazione partecipata con l'ambiente e salvaguardare la rete di percorsi che solo fino a qualche decennio fa costituivano l'unica via di spostamento possibile. Significa quindi ridonare al paesaggio italiano l'importanza che merita, osservandolo secondo la prospettiva con cui fu osservato per millenni, ovvero la prospettiva dei camminatori. Sul blog troverai altre informazioni e molte sezioni dedicate agli appassionati del camminare, gli eventi, i progetti per le scuole, Camminarte, le possibili sinergie con gli altri siti e tanto altro ancora. Un link anche a Produzioni dal Basso, dove poter sostenere e promuovere l'idea di A Mappa l'Italia.